troppo distratto. È andato in scena poco fa un flash mob qui nell'area del monumento alla Resistenza organizzato dal Circolo Fratelli d'Italia di Pesaro per dire basta al degrado in quest'area. Tra gli altri era presente anche l'onorevole Francesco Lollobrigida. La sicurezza è un tema serio che va affrontato, soprattutto nelle nostre più grandi città, quindi collaborazione a tutti i livelli, a partire dalla sanità, passando per il mezzo delle infrastrutture fino ad arrivare alla sicurezza. Questo è un luogo simbolo e purtroppo ormai teatro da molti anni di tantissimi eventi di cronaca, di spaccio, di droga, e è un problema ormai irrisolto, è un problema che noi vogliamo tenere alto come attenzione anche come regione, e quindi siamo qui proprio per questo, per sostenere fortemente questa iniziativa, e chiediamo una forte attenzione, l'attenzione nei confronti di questi che sono i problemi, quelli seri, quelli veri della città, e quindi meno apparizioni, ma sicuramente più concretezza nel risolvere questi problemi una volta per tutte con le forze dell'ordine, con la prefettura, con gli organi preposti, trovare una soluzione radicale, definitiva, che porti veramente a risolvere questo problema. In parchi come questo si denota quello che sta accadendo in Italia, che è drammatico. Ci sono i cittadini italiani chiusi in casa, impossibilità di frequentare i ristoranti, le palestre, e invece in alcuni luoghi, territori franchi, ci sono alcuni soggetti che delinquono. Ovviamente Fratelli d'Italia non deve fare il vigilante, Fratelli d'Italia deve denunciare quello che avviene, che i cittadini di Pesaro conoscono, sperando che invece l'amministrazione comunale possa ricominciare ad attenzionare queste criticità e a guardare con più attenzione il proprio territorio. Non è possibile che le nostre forze dell'ordine oggigiorno vengano prese in giro e maltrattate da questi criminali di poco conto che impiegano le risorse per la sicurezza, che sono fondamentali per tutti i cittadini, con reati bagatellari che intasano solo i tribunali. Di conseguenza, per ripartire da Pesaro per garantire la sicurezza in tutti i territori.